queste sono 5 anni, e quindi significa che noi siamo a partire dall'estate del 2011. L'estate, nella primavera del 2011, c'è stato il terremoto in Giappone di Fukushima. Quella è stato un terremoto che ha provocato pure la rottura della centrale nucleare e ha reso radioattivi i terreni, non i terreni intorno. Non tutti forse sanno che Fukushima, e la valle, la sua valle, era una delle zone agricole più importanti del Giappone. Cioè negli anni 70 molti giovani hanno lasciato la città per andare a coltivare le colline di Fukushima, della campagna di Fukushima. Ora Fukushima praticamente non si può più disseminare, né fare. Cioè questa era una cosa che coincise con le nostre riflessioni di quell'anno. La notte verde è nata spontaneamente, noi l'abbiamo capito il giorno dopo quello che poi effettivamente i bisogni che si andavano incontro. Ho già detto che erano molto giovani, io sono quello che è più anziano in questa interazione. I terreni che sono stati dati ai ragazzi che si sono messi a disposizione per coltivarli sono stati dati in comodato d'uso, cioè erano terreni abbandonati. Cioè questo era quello che risalta nel Salento. I terreni erano abbandonati. Il gruppo che si è fatto carico di questa esperienza aveva un trattore vecchio senza radio. Il radio è stato dato da un altro contadino in pensione. E così inizia un po' in sordina, ma con un ottimismo, perché alla fine quello che caratterizza un po' questo nucleo di Castiglione è che vede l'alternativa, anche perché non ci sono molte alternative. Ora io non voglio fare la cronistoria, anche se sono fin dal primo momento in questa esperienza, perché potete anche trovarle scritte da qualche parte, perché Tiziano Colludo, per esempio, che è la giornalista, ma che è di Castiglione, ha scritto abbondantemente per lavoro anche la storia di questo collettivo. A me invece interessa sottolineare alcune peculiarità per poi arrivare ai giorni nostri di questa storia, alle novità. Le peculiarità sono, l'ho detto prima, noi un gruppo senza terra e senza soldi. Cosa li ha spinti a credere ancora nelle loro forze per andare avanti in questo nella terra che veniva abbandonata? L'idea è quella dell'agricoltura biologica. Perché l'agricoltura biologica? Perché ora, parliamoci chiaro, chi, soprattutto qua anche a Bartano, io una volta l'ho tenuto per convegno su Moschettini sull'agricoltura, veniva pubblicato, venivano pubblicati i suoi scritti. Ma cosa, chi è vissuto abbastanza da queste terre di riforma ha potuto vedere semplicemente l'altra faccia della medaglia. Cioè questa agricoltura si è rivelata anche, non dico un fallimento, ma ha fatto vedere oggi i limiti di un'agricoltura non scelta ma imposta. Perché negli anni 50 non ci fu una discussione come quella che ora siamo costretti a fare ora. In questo voglio dire soltanto una parola. Oggi noi capiamo, ecco perché l'importanza che ha detto quello che ha detto Carlo prima, i terreni. Ora oggi noi siamo costretti a parlare dei terreni. Cioè se c'è una risorsa nel mondo, se c'è una risorsa in questa terra, sono i terreni. Non più nemmeno come fattore produttivo, ma come risorsa naturale. Ora, che cos'è una risorsa naturale? Questa domanda dobbiamo rispondere tutti, non questa sera. Ci rivedremo ancora per capire cos'è una risorsa naturale e cos'è l'uomo come ente naturale. Cioè noi abbiamo sbagliato, io lo dico, perché oggi se non si prende atto dalle emergenze che vengono fuori, come prima il terremoto, come oggi il terremoto e come oggi la nostra
emergenza ambientale, se no non si capisce mai niente. Parliamo sempre un po' a vuoto. Allora, le discussioni che non sono state fatte negli anni 50, in periodo bellico, c'erano gli americani, noi abbiamo semplicemente sposato e imposto l'agricoltura americana. Questa alla fine, questa politica della CEE, dove tutti siamo legati con i piedi, quella del sostegno dei prezzi, cioè il sostegno dei prezzi, oggi ha costato il solito, non è più possibile. Quindi l'agricoltura sta cambiando a livello mondiale, sta cambiando a livello mondiale semplicemente perché non c'è più l'America sola, o l'Europa sola, ma c'è l'India, la Cina e ci sono gli altri. Sta cambiando perché sta mostrando i suoi limiti anche come emergenza ambientale. Oggi addirittura si discute a Ginevra sui profughi ambientali. Cos'è un profugo ambientale? Si capisce cos'è un profugo di guerra, cos'è un profugo politico, perché c'è un regime che lo persegue, perché c'è una guerra. Ma cos'è un profugo ambientale? Cioè non è che l'ambiente ci persegue, l'ambiente lo facciamo noi. E noi siamo in piena crisi di emergenza ambientale. Forse non siamo ancora profughi, ma se non ci attrezziamo, lo saremo. Scusate la parentesi, ma volevo dire la mia su queste cose. Poi magari Roberto ne parlerà anche meglio, perché quando io ho iniziato, lui era già attivo, quando l'ho conosciuto, lui era già attivo sulla coltivazione biologica. Perché parliamoci chiaro? Questa è l'alternativa. Se noi tutto il Salento non sarà coltivato biologicamente, è inutile nemmeno stare a parlare. Ma come si fa? Ti do un dato, vi ho letto l'altro giorno leggendo, che adesso sono costretto a informare. Una cincia allegra, un piccolo uccello insettivoro, mangia milioni di insetti. Cioè, noi abbiamo distrutto pure gli uccelli. Allora, l'agricoltura biologica si basa su un principio solo, che è quello della prevenzione. Perché quando si innesca la malattia è già troppo tardi. Quindi la prevenzione significa studiare tutto il territorio, un ecosistema. Cioè se il Salento non sceglie questa strada, come noi nel piccolo Castiglione e altre piccole realtà hanno scelto, non si può andare da nessuna parte. Ma l'intelligenza ormai vuole che noi siamo costretti a parlare di questo, le malattie, tutto il resto, il mangiare, i terreni che verranno espropriati, i terreni, bisogna studiare attentamente che fine faranno i terreni, come si spostano le proprietà, perché sennò se veniamo derubati anche di questo, cari miei, è inutile sta a parlare, qua non ci sono abbastanza giovani, ma questo è un problema molto più serio. Veniamo ai giovani di Castiglione che a un certo punto decidono di andare a continuare nelle difficoltà. Io potrei parlare molto di ottimismo, le cose sono fatte, ci sono tanti problemi. Quando sei senza soldi e senza terra, non è che hai le cose spianate. C'è la volontà ferma. La Casa dell'Agricoltura, Tullio e Gino si chiama. Questi due, Tullio e Gino, sono Gino Girolomoni e Tullio e sua moglie. Gino Girolomoni è l'uomo che nelle Marche ha fatto il primo pastificio biologico in Italia. Un giorno la sua storia la dice lunga, lui è stato messo fuori legge dalla legge italiana, quindi dalla legislazione italiana, perché coltivava e produceva la pasta biologica. Ora le cose sono andate avanti diversamente. Quindi gli ostacoli saranno sempre tanti. Soprattutto se questa scelta ma dopo denunceranno, arresteranno chi va a lavorare, diciamo anche. Allora, sì, ma noi stiamo parlando della natura del cibo, Allora, la cosa interessante anche in Castiglione, ti racconto brevemente. Noi l'altra estate c'è stato tra noi Salvatore Ceccarelli. Salvatore Ceccarelli è un genetista di fama mondiale. Lui ci ha portato sulla strada della semina dei miscugli di grano. Quindi noi a Castiglione stiamo seminando quest'anno la prima volta degli ettari, un paio di ettari, di miscuglio ceccarelli,
capelli. Il miscuglio significa che non come l'avevo pensato io una volta di 10 varietà, di 5, perché quello era il massimo che potevo pensare. Qua si parla di 100, 200, 500 varietà. Questo semplicemente, questa è la risposta. La sua è una proposta di selezione, come la chiama, progressiva e popolare. Progressiva e popolare sta nel fatto che tutti i contadini, tutti chi produce la terra, allora li chiamiamo contadini, ma qua si tratta di parlarci chiaro, non sono più i contadini a coltivare, ma chi coltiva la terra e semina questi miscugli ha la possibilità di selezionare da sé la sua varietà. E questo che vantaggio ha? Ha un vantaggio enorme, perché quando noi sentiamo parlare del cambiamento climatico, e il cambiamento climatico che c'è, ma nessuno esattamente può sapere come si realizza questo cambiamento climatico, le piante lo sanno. Ecco perché bisogna iniziare non più a comprare le semi selezionate dagli istituti di ricerca fatti all'interno dei laboratori, ma sul campo, partendo da questi miscugli. E su questo è anche un'idea che la Casa dell'Agricoltura di Castiglione ha fatta propria, è talmente propria, siamo stati anche fortunati in questo senso. Quest'estate abbiamo lanciato l'idea del mulino popolare, siamo a novembre, abbiamo raccolto 9.000 euro da donazioni, c'è stato qualcuno che ha fatto delle forti donazioni, su un preventivo quindi di 7.000 euro, noi ne abbiamo già 9.000 e quindi il mulino a pietra si può fare. Il mulino a pietra serve a mulire, intanto nel territorio non c'è un mulino a pietra, c'è uno a Poggiardo, ma è molto vecchio, è molto mal fatto, è molto mal ridotto. Allora, il mulino a pietra, intanto noi dobbiamo capire cos'è anche la filiera del grano, perché volendo abbiamo dei problemi, cioè il problema non è bello avere il terreno incomodato d'uso, perché il comodato d'uso è un contratto che si rinnova ogni anno. Invece per fare agricoltura biologica e impostare una rotazione seria, noi abbiamo bisogno almeno di 5 anni. Tenendo conto dei depositi, tenendo conto delle rotazioni. Quindi, ma noi ora siamo a questo punto. Quindi, una volta acquisito il terreno, coltivato in certo modo, seminato in un altro modo, non soltanto per gli scugli, noi facciamo farro, 5 ettari, grano capelli, il rosso, neanche. E quindi, allora, questo grano, già a Castiglione, il sabato, ora, questo del 2016, si possono comprare il pane, le frise, gli scotti, tutto fatto mentre la farina, perché andiamo a quel piccolo mulino di Uggiano e col forno di Andrano, facciamo questi prodotti e si possono comprare nella sede della Casa dell'Agricoltura, nella campagna, che abbiamo potuto farla perché quel contratto di comodato si è trasformato in un contratto novennale e allora abbiamo potuto investire, metterlo a punto e fare addirittura un forno. Ora la Casa dell'Agricoltura come giovani fanno tante cose, abbiamo fatto queste cose, la grande esperienza con la canapa, no? Però ancora non si può dire che sia significativa, non abbiamo ancora colture. Abbiamo fatto anche l'idea del parco dei frutti minori, abbiamo preso le strade, quindi della campagna, soprattutto in via Vecchiarecci si chiama, con i lardi delle campagne abbiamo messo delle piante. Per l'idea è quella di fare un parco ad uso delle persone, ma siccome sono al centro anche della sede, chissà che se non si sviluppi un turismo in questo senso. Cioè tutti i paesi sono immersi nelle campagne, quindi paesi potrebbero fare queste passeggiate, se non nella strada, anche dove non c'è la strada, a ridosso della strada,
si può fare un viale e questo è quello che almeno si crea Roma contro i tetti. Allora, per chiudevo su questa idea, nella casa dell'agricoltura come fondamentale l'idea della risposta della nostra vera risorsa che è il terreno. Il terreno è la nostra risorsa nel Salento e in tutto il mondo, ma noi parliamo di noi. Su questo, questo è il presupposto. Senza questo presupposto noi ci distraiamo e parliamo un po' a vuoto. Parliamo di soldi, di cose, di storie, di pannelli, di cosa vende di più, di cosa vende di meno, ma abbiamo visto che anche nelle osservazioni che faceva Carlo, cioè il rapporto terreno-pianta, cosa e cosa dobbiamo invece ancora capire. Grazie. Per le piante e anche per le stesse. Allora oggi
interessa sapere avere degli individui umani e degli individui esseri viventi, che sono piante, animali, sani e forti. Questa è l'unica chiave di uscita. Anche a livello oncologico, la mano, si sono arresi, hanno capito che la chemioterapia, che tutte queste porcherie di chimica che davano non risolvono i problemi, hanno capito che cosa? Che bisogna puntare sulla ricerca dell'uomo, sulla capacità dell'uomo di potersi difendere. Questa capacità dell'uomo avviene non per mezzo nostro soltanto, perché prima di noi 4 milioni di qua vivevano e milioni che ci hanno colonizzato, che ci gestiscono, ci garantiscono la sopravvivenza, il nutrimento e la difesa. Noi li abbiamo distrutti, quelli nostri e anche quelli del terreno. E come quelli del terreno stanno male, stanno male per noi. Ma non è un caso, perché persone che hanno parlato di simbionti, questi microorganismi girano e passano anche di notte. Quando noi mangiamo l'insalata, in cui c'è nel suo interno tutti questi endofiti, no? Ricchi che vengono al terreno, questi endofiti che cosa fanno? Non ci nutrono, vanno nel nostro intestino e arricchiscono i nostri microorganismi che ci aiutano a difenderci. Se tu devo pensare che i nostri nonni 50-60 anni fa avevano un'alimentazione rispetto alla nostra molto molto povera, mangiavano verdure di campagna, qualche volta legumi, il pane quando era possibile, la carne niente proprio, però svolgevano un lavoro che ci voleva un'energia che oggi manco 10 di noi non ci avrebbero fatto. E da dove veniva questa energia secondo me dal sole? Veniva da questi prodotti minori che sono nel nostro intestino e che sono nelle piante. Quindi oggi noi per curare non la xylella, per curare il Salento dobbiamo ripristinare lo stato che c'era prima, che ci è stato donato dai nostri nonni, perché a noi i nostri nonni non ci hanno dato solo l'olio, ci hanno dato tutti i terreni. Basta pompare le foglie degli alberi, disinfettare. Che cosa dobbiamo disinfettare? Siamo diventati cadaveri. Non bisogna disinfettare proprio niente. Non siamo infettati. Io quando sono andato a Bari, il signor presidente della regione ci ha invitato perché il mio progetto di 4 mesi contadini è un microbiologo, è arrivato prima dell'Istituto Agronomico Mediterraneo e anche prima di altre università. Sì, poi lo spiego. Quando siamo arrivati lì, ha detto una cosa molto seria, che mi ha fatto riflettere, che quello che ho detto prima è vero, che lui farà di tutto per portare la xylella. È importante che non arrivi a casa, perché lì si fanno lì un po', non un po'. A me questi discorsi qua non me ne frega niente, perché si facesse una regione pari, perché ormai c'è l'assessore all'agricoltura, l'assessore alla, il presidente vuol dire filo parese, Foggiano, ormai noi salentini, non contiamo niente, non ci politici, non ci sono proprio, non ci rappresenta nessuno. Allora cominciamo a ragionare con i propri mesi, con le proprie, mettiamoci insieme, facciamo gruppi, organizzazioni e portiamo avanti la cosa, perché questa secondo me è una strada praticabile. Io chiedo a tutte le persone che ci sono qua di cominciare, usciti di qua, a prendere del perché tutti si convegni, diciamo tante parole, poi di fatto, se riusciamo, quella adesso un po' più, cominciamo a prendere gli impegni. Cosa facciamo diciamo qua? E cominciamo a ricordare tutti i prodotti che ci vengono portati dalla grande mondiale e che non sono prodotti in pugno. È una cosa semplice. Però questa è economia. E cominciamo a non comprare per problemi, per prodotti che ci fanno male, che ci sono conservati tempo. Incominciamo a rivoltare l'autoproduzione. Che qui oramai noi siamo su un sistema globale che tende ad annientarci, non ci sono alternative. L'alternativa è rispondere a questo sistema. E come si risponde? Facendo l'incontrario di quello che fa il sistema. Quindi l'incontrario di quello che fa il sistema. Io vi posso garantire che tutto quello che sembra che sia la parte forte della commercializzazione è soltanto la bufala, perché la COP sta a sviluppo zero, l'S lunga sta a meno 6, tutte le grandi centri di distribuzione di commercializzazione sono in fallimento, perché quel sistema lì è arrivato proprio a portarci in questa situazione, prezzi bassi, concorrenziali, scelta alimentare, quindi noi stiamo morendo giorno per giorno. Allora oggi bisogna riacquistare il nostro diritto alla salute, perché questo è il diritto nostro. La mia sperimentazione, e non voglio tenermi molto a lungo, è una cosa semplice semplice, che tutti si sono concentrati agli altri a disinfettare, io mi sono infettato. Io
simbioti, noi abbiamo, quindi comprendiamo, siamo simbioti, che praticamente all'interno del nostro corpo ci sono 4 milioni di cellule, noi abbiamo organismi, microorganismi superiori alle nostre cellule, che hanno il loro DNA, la loro specificità. Quindi come la terza di forza, non è che siamo tanto così. Tra l'altro i francesi hanno scoperto che dall'intestino ci sono 4 vie di collegamento col cervello, una neurale, una sanguigna, una linfatica, l'altra non lo so. Quindi il nostro cervello, no, potrebbe essere anche di questa microorganismi. Quindi bisogna fare un atto di umiltà, non combattere per nessuno, personale, io sono contro le guerre. Nelle guerre non ci ha vinto mai nessuno. Tutti quelli che hanno combattuto sono usciti tutti con le scarpe rotte e qualche cos'altro. Quindi cominciamo a convivere con l'ambiente, creando gli equilibri, perché il punto di forza, quando è molto esagerato, è a livello di microorganismi, viene subito tamponato. Perché c'è una guerra enorme, però c'è un equilibrio. E quell'equilibrio è quello che è lo sviluppo. Quello che dicevo prima, Gigi, dei segni, non è una cosa da prendere così a ridere del miscuglio. Noi oggi abbiamo un problema climatico importante, la temperatura non è più quella di una volta. Se noi andiamo a piantare per esempio che ci vengono dati, non avendo più acqua, andremo di fame. Il miscuglio serve a questo perché le piante modificano i loro geni e danno al seme le informazioni dell'annata. Dicono, guarda, la 91, acqua non ce n'è, perché te lo vedi, faccio le radici più profonde, potete sviluppare più, perché se no, poi il seme non riesce a riprodurre, perché la pianta ha come scopo di riprodurre la propria specie. Quindi se facciamo i miscugli, se cominciamo a ragionare in un tempo diverso, abbiamo la possibilità di andare avanti. E poi, l'altra cosa per chiudere, che oggi, secondo me, questa è la sfida che faccio, chi ha in mano la terra e produce alimenti sani, ha in mano il potere, perché gli altri hanno alimenti della morte. Quindi i contadini possono arrecarsi questa responsabilità e portarla avanti, perché non c'è alternativa. Io non, non voglio essere catastrofico, però mangiando scatolette, mangiando conservanti, i cadaveri non si decompongono più. E invece la natura dice che dovevano intornare, no? A ripristinare il ciclo del carbonio e tutto qua. Quindi la mia ricerca comunque, giusto perché per chiudere, è una cosa semplice e semplice. Io ho trovato un microbiologo che mi ha dato la mano, mi ha dato delle indicazioni, abbiamo raccolto degli endofiti delle nostre piante, abbiamo visto che ce ne erano alcuni resistenti, c'è un prodotto, vuol dire che è un consorzio. Il discorso del
da potersi anche tramite corpi. Raccogliamo un'altra cosa, per farvi capire che bisogna davvero mettersi in mano. La legge della Repubblica finanzia un sacco di pubblici. Sapete come sono le pubbliche? Come mai? Le pubbliche sono, molti di voi sono soci di pubblici senza saperlo. Sì, perché se tu sei iscritto alla cooperativa, se sei iscritto ad un fattorio, ci sono i libri dei soci. O che in colla ti trovi in seguito non lo dico. L'OPIE è un organizzatore professionale che può accedere al finanziamento della Comunità Europea e comprare i valori del 50%. Comprano sedi, comprano tutto di più. Tu ne sai fare completamente, non so se sono cooperativi che hanno preso con un cibo, con una sedia al 50%, cioè, che in realtà arriva lì a fine, con lo sconto, con il 50%, non è ancora più facile. Invece bisogna chiedere, allora non possiamo avere speranza in questi sistemi che vivono con questo metodo. Qui noi, 40 anni fa, 50 anni fa, la famiglia, con l'etro, l'universo guardava. Oggi ce ne vogliono 10 ettari e non riesce a buscare. Alla fine, chi ce guadagnava da 40 anni fa? Un contadino lavorava allora, si spaccava il naso, ma quelli che vengono macchine, quelli che vengono concine, quelli sono i figli. Allora cominciamo a cambiare, no? E cominciamo a cambiare. Been waiting around for someone to say. Lately no one seems to fit that space. But when you came in I lost my mind. I can't let another slip this time.